Parlare un attimo di Berardocco. Berardocco, cioè io devo chi non lo sa, ricordiamo chi è, so, Luca Berardocco, aspetta, aspetta, centrocampista. Non massacrate i nostri giocatori, che sono stati capaci di discutere un certo Margiotto, un certo De Santis. State zitti, vedete, sta zitti, perché non capite niente. Osservatori, sì, tra cui uno in particolare che segue molto da vicino Luca Berardocco, uno del quale non faccio il nome anche perché non me lo ricordo. L'anno scorso anche quando era in prestito al Pisa, eccetera, e molti sono convinti che lui sia un giocatore sopra la media confronto a molti di quelli che attualmente giocano per esempio in Serie B. Forse tu non lo sai, a pallone ci vuole un buce numero 23, devo dirlo, no? Dico faccia così, esatto. Si capisce, no? Quindi questo ragazzo giocava insieme al signor Verratti. Sì. Verratti giocava davanti, quindi faceva la mezzala, chiamatelo come pare, trequartista, giocava davanti e dietro Berardocco. Un giorno venne la squadra del Milan allenata dal signor Stroppa. Sì. Praticamente fa una partita strepitosa questo Berardocco, tant'è che il signor Stroppa chiese alla Pescara Calcio, al signor Di Battista, se poteva andare a Milano, eccetera, eccetera. Un grande interessamento. Sì. Cosa succede? Viene il signor Zeman qui. Sì. E Berardocco era già stato venduto, ma per quel tipo di ruolo davanti alla dato difesa, in prestito, sì. Questo ragazzo per me, per Sembrone Giovanni, è un fenomeno. Poi giustamente si è dovuto adattare il signor Zeman Berratti, che ha fatto, perché siccome un ragazzo molto intelligente, i piedi buoni li ha, si è saputo calare in questo ruolo ed è arrivato dove è arrivato, sì, a Paris Saint-Germain. Però voglio dirti la sfortuna di questo ragazzo, che se fosse rimasto, che ti devo dire, una settimana, e Zeman l'avrebbe visto, visto come sa giocare davanti alla difesa e può darsi che poteva fare la fortuna. Lui, ricordiamo, la scorsa ragazzo. Stagione si è diviso tra Pisa e Viareggio in Lega Pro. Sì, perché poi quando è andato a Pisa c'era un signore che anche ha messo una voce in giro che il ragazzo era malato, di poco fa solo schifo mettere in giro una voce del genere. No, vabbè, se non... Lui Berardocco è dovuto andare al Viareggio, che si è salvato con questo ragazzo, sì, perché a differenza di Verratti, Berardocco sa portare a bordo. Capisci? Fa pure i gol, perché lui sa tirare in porta. Beh, c'è una bella castagna. Ecco, sì, l'unica cosa che molto probabilmente a livello di questi procuratori che erano stati radiati... Capisci? È stata data la possibilità a Berardocco, no, di dimostrare quello che allora fa. Sono... Solo questo. Non è stata... Questo ragazzo non ha avuto... Però dove è andato a Pisa, stavo dicendo, e poi è andato al Viareggio, ha dimostrato tutto il suo valore. Attualmente sta nel Pescara perché non so per quale motivo, perciò ti stavo dicendo, perché ci sono certi procuratori che probabilmente ci sta qualche persona che dice se tu non sono io il tuo procuratore, tu a pallone new che chiù. Ed è più di uno. Ecco perché ti dico che ci sono bravissimi procuratori. Attenzione, volevo finire anche che io rispetto moltissimo, però ci stanno anche dei grandissimi delinquenti. C'è stato uno come questi procuratori l'hanno massacrato e si è perso. Per il semplice fatto, io ti, però no, ma non sul fatto di Berardocco effettivamente che sia non stato dimenticati un po', il ruolo, il no, ruolo è sia importante. Stato un po' sottovalutato probabilmente. Molto per sottovalutato. Esempio adesso è fuori lista, quindi ecco, poi questa cosa ti volevo chiedere, meno male che tu l'hai ricordato, fuori lista. Io ho saputo, non sapevo che le società la lista di che? Ci sono anche dei paletti su giovani cresciuti o meno nel vivaio. La lista dei senior, diciamo. Ma che te ne frega a te? Io pago dei miei giocatori, c'ho il contratto di questi giocatori. Che senso ha devo fare la lì? Che ti dica manna, lo menù a te, perché io che ne ho che tu vuoi mangiare. Esatto. Io pago dei giocatori, società. Il giorno che giocano porto 11 persone in mezzo al campo e più 12 quelli che ritengo opportuni. Che c'entra questa lista? Perché anche durante il campionato chi ne sei se uno di che la lista no, che sta fuori si può integrare la lista, non è rigida, però effettivamente hai ragione anche tu, non ha senso partire con una lista bloccata quando sono tutti dipendenti della società, quindi sono dipendenti della società, per me sono tutti però si può integrare se perciò, uno si fa male, perciò caro Giacatti, sto dicendo che è un controsenso, qua stiamo parlando di gente che dovrebbe essere abbastanza intelligente e capire le situazioni. Allora, mi dicono che abbiamo al telefono, vogliamo sentire? Tanto gli abbiamo detto tutti bene. Sì, io, no, io spero che non siamo... ci sia una vena polemica. No, vabbè, adesso perché... sentiamo, dai. Telemax. Sì, una piccola precisazione. Sì. Io ho sentito prima che si diceva che Luca Berardocco non può giocare perché non rientra nelle liste, ma forse le regole non si conoscono molto bene, perché chi è cresciuto nel settore giovanile della propria squadra non ha bisogno di rientrare nelle liste,
Volevo solo fare questa precisazione. Ha ragione, bene, ecco perché sì, mi sembra. Sì. Perciò che io prima dicevo, no, nelle liste devi mettere anche un certo numero di persone che sono cresciute nel vivaio della squadra. Ok. Ha ragione, no, ma io questo non lo sapevo, l'ho detto prima. No, ho sbagliato io. Io quindi, se questo ragazzo è, diciamo così, è contrattualizzato con il Pescara, potrebbe giocare sempre, volendo. Sì. Quindi non c'è bisogno della lista. Sì. Quindi io dicevo... Nel caso suo perché è cresciuto nel vivaio. Ma esatto. Però io a questo mi riferivo, infatti io questo lo immaginavo, mi sono rimasto leggermente perplesso quando qualcuno settimana mi ha detto ma là ci stanno le liste, ecco, e là sono rimasto anche noi. Forse ci ha ingannato il fatto che non è mai stato convocato, infatti, e quindi infatti, questo è stato questo. Cioè, volevo chiedere, quindi potrebbe anche giocare volendo. Ma a questo volendo il mister ho detto, no, lasciamo perdere. Vabbè, è... sta a posto, ok. No, ti ringrazio per questa precisazione, grazie. No, no, no. Mi ha detto, io mi auguro vivamente. Mi fa arrabbiare ancora di più. No, ecco, mi fa incazzare, non sì, mi ma fa tu arrabbiare. Non mettere fuori. Perché, no, ma perché Blasi. Se tu lo metti a fianco a Berardocchi, cioè quelle che lui già accende il fuoco, a me piacere, poi lui ci mette la benzina sul fuoco. Allora a me piacerebbe vedere, no. Ma cucina, soddisfazione, no, vedere su Aglione davanti alla difesa nostra, no. Cioè Quintero, quel tipo di lavoro che vogliamo abituarla a fare, ne le può fare, no, ma ne le può fare. Non si sa se no, lo no, fare non lo può futuro. Fare, adesso perché non ce l'ha nelle Francesco corde. Francesco gli aveva dato un po' di fiducia, di Francesco. Di Francesco molto ha sempre aveva dato. Infatti ha fatto 5 partite, poi no, se ti ricordi sì, abbiamo perso una partita un po' particolare perché a centrocampo ci stava solo lui, sono mancate parecchi uomini a centrocampo e ha dovuto usarlo per forza. Giusto. E questo ragazzo però nel suo ruolo, ti dico, basta avere un minimo di fiducia su questo ragazzo. E quindi anche fargliela sentire, perché se il ragazzo non sente la fiducia, capito, da parte dell'allenatore, della società, è chiaro che è cosa.